iniziamo questo nostro incontro, proprio questa serie di incontri che ci ritroverà qui per questi sabati, questa specie di ciclo monografico che abbiamo dedicato ai Salmi e che entra un po' ormai nella tradizione dei nostri incontri, gli incontri biblici del San Fedele, così da poter costituire alla fine una specie di grande traiettoria nella conoscenza della Bibbia, a lungo andare, col passare soprattutto dei vari cicli che affronteremo. Vorrei iniziare con una premessa, proprio nello spirito anche di quanto ha detto Padre Bruno. E il punto di partenza mio è proprio legato a questo manifesto, al manifesto che è stato scelto da lui, la fotografia è sua, l'idea di questa fotografia pure è sua, e direi che la fotografia innanzitutto potrebbe veramente costituire quasi una specie di sigla per il nostro corso sui Salmi. Potrebbe essere quasi come una specie di piccolo riassunto di un atteggiamento col quale cominciare a sfogliare queste 150 liriche, che da secoli sono un po', potremmo dire, come il respiro di preghiera dell'umanità ebraica e cristiana e, se volete, anche dell'uomo in genere, questo respiro che viene innalzato verso Dio. L'immagine, se voi notate, ha innanzitutto una prima componente. La componente principale è sicuramente quella del bambino. Il bambino centrale, questo bambino arabo, il quale rappresenta quindi la razza di Gesù, la razza semitica. Questo bambino è nell'atteggiamento caratteristico che noi riusciamo a rintracciare in un quadretto esilissimo, una vera e propria pennellata soltanto di poesia. È uno dei salmi più brevi, è il Salmo 131, che noi proprio mettiamo questa sera in apertura. È il salmo della semplicità e dell'abbandono. Io vorrei che il nostro cammino che faremo, il cammino che faremo nei salmi, abbia un po' questa caratteristica. La caratteristica richiesta dall'orante biblico, quello dell'essere anche un po' bambino. Naturalmente noi daremo tante informazioni che certe volte sono tecniche, certe volte sono anche erudite, qualche volta tenteranno anche di scavare in qualche problema che è di ordine storico-letterario. Però c'è un atteggiamento di fondo, un atteggiamento che può essere rappresentato appunto da queste parole brevi del Salmo 131. Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Io non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Se è vero che la poesia semitica è solitamente una poesia piuttosto lacerata, è una poesia gridata anche, lo vedremo, è una poesia che conosce spesse volte il sangue, che conosce la sofferenza, è certo che il nucleo fondamentale, l'atteggiamento di fondo, quello primario, deve essere un po' caratterizzato da questo versetto, tranquillo e sereno come un bambino svezzato, abbandonato a sua madre. E questa, badate, un'immagine che io dico supera, non solo per la sua stessa natura, supera i confini della poesia biblica, ma anche entra, direi, nella cultura, nella poesia, nella preghiera e nella cultura di tantissime altre nazioni, di tantissimi altri popoli. Per cui questa sera, in apertura, io vorrei quasi immaginare che non facciamo solo uno studio su una poesia circoscritta, quella ebraica, salmica, biblica. Noi questa sera tenteremo anche di dare voce a un atteggiamento che è un po' costante nell'umanità. Ed è per questo motivo che io voglio ricordarvi qualche preghiera affine, perché voi sapete che il Salterio non fiorisce come se fosse un eremo solitario, come se fosse l'espressione del silenzio totale. Nasce respirando un'atmosfera che è l'atmosfera dell'uomo, dell'umanità, del mondo, e questa cosa la ripeteremo tante volte nel nostro corso. Vorrei per esempio ricordarvi questa preghiera d'Egitto, una preghiera che ha qualche secolo di più di questo salmo, anzi ha un millennio quasi di più di questo salmo.
È una preghiera indirizzata al dio Amon, il famoso, la famosa divinità principe del pantheon egiziano. Due volte felice chi riposa beatamente sul braccio di Amon. Lui che prende cura dell'uomo debole e silenzioso. Lui che aiuta il povero, lui che dà il soffio vitale a chi lo ama. Beato, due volte felice, chi riposa in braccio a Amon. Voi vedete che questo antichissimo orante prega più o meno con lo stesso atteggiamento del nostro salmista. Potremmo ricordare un profeta, una scena che voi tutti avete davanti agli occhi, siamo ancora qui nel mondo biblico invece, il capitolo undicesimo di Osea. Quella scenetta indimenticabile del profeta che ha cantato la sua vicenda matrimoniale tragica e che nel capitolo undicesimo, lui che ha avuto tre figli, li ricorda anche i nomi emblematici di questi tre figli, nel capitolo undicesimo descrive l'amore di Dio nei confronti del suo popolo sotto l'immagine di un padre il quale sta tirando il bambino verso la sua guancia per farlo mangiare. Il capitolo undicesimo di Osea è un'altra testimonianza di questo atteggiamento di infanzia spirituale che l'uomo deve avere quando varca le frontiere del mistero. Potremmo anche ricordare un'altra preghiera che ho voluto annotato così questa mattina pensando di costruire questa specie di antologia della preghiera universale, dell'atteggiamento nella preghiera universale. Potremmo pensare all'inno nono di quei monaci famosi che abbiamo ricordato nel nostro incontro di sabato scorso, i monaci di Qumran. L'inno nono dice: tu sei un padre per i tuoi figli fedeli, tu esulti su di essi come una mamma esulta sul suo piccino. Siamo probabilmente un 5 secoli dopo la preghiera del Salmo e ancora vedete la stessa idea. Dio che è questa mamma che esulta sulla crescita del suo piccino. Potremmo anche andare in avanti, andare fuori dell'orizzonte semitico entro cui siamo stati con questi tre esempi. Potremmo per esempio andare persino nel mondo indù, in un mondo profondamente religioso, ma dalle coordinate religiose profondamente differenti da quelle bibliche. E per esempio ascoltare la poesia di questo poeta Tukaram, un poeta indiano, indù. Il suo Salmo 64 suona così: io ignoro l'inquietudine, dice Tuka, il protagonista, lui. Io sono il piccolo bambino caro al Dio Vitai. Il piccolo bambino caro. Ancora una volta la stessa sigla, la stessa concezione. E se vogliamo arrivare fino ai nostri giorni, potremmo anche scegliere tra i vari esempi, forse un esempio di uno scrittore francese che molti di voi conoscono, penso che quasi tutti hanno letto forse qualcosa di questo scrittore cattolico, Bernanos. E di Bernanos noi potremmo scegliere per esempio questa sua frase, è tratta dal suo epistolario, una lettera indirizzata a Monsieur Gordon: ho perso l'infanzia e non la potrò riconquistare che attraverso la santità. Ho perso l'infanzia, ormai non siamo più bambini, però attraverso l'esperienza di fede si può ritrovare questa infanzia, questa semplicità, questa purezza. Secondo, sempre commentando, visto quindi qual è l'atteggiamento fondamentale, sempre commentando questa foto, questa sigla, non so se avete notato che c'è una specie di iato, una specie di provocazione nella foto. Tutto ha il sapore dell'Oriente, tutto ha il sapore un po' anche dell'esotico, ma c'è un elemento che è un elemento a prima vista secondario e in un certo senso dissonante. La latta di benzina probabilmente, o per l'acqua, non lo so, una latta, il segno un po' della nostra civiltà, il segno della vita quotidiana. Ecco, c'è una cosa da dire, un atteggiamento fondamentale da conservare per tutta la lettura dei 150 salmi. I salmi sono l'espressione della vita quotidiana. Non sono, come appunto dicevamo nel titolo, non sono un eremo solitario, ma sono l'eco, la registrazione, lo specchio dei rumori della strada.
Se io non conosco la storia di Israele, se io non conosco l'intreccio dell'esistenza quotidiana, la preghiera biblica diventa una preghiera larvale, diventa una preghiera spettrale. È necessario riacquistare ancora questa dimensione. Noi purtroppo siamo abituati a leggere i salmi tante volte nella liturgia e li leggiamo in una maniera un po' quasi col flu, in una maniera un po' confusa, sfumata, perdono la loro carnalità, perdono la loro quotidianità. Ed è per questa ragione che allora noi, facendo passare alcuni esemplari, ci accorgeremo invece che la preghiera biblica, il culto biblico, la fede biblica è di sua natura innervata profondamente nell'esistenza, richiede la latta della vita quotidiana, delle piccole cose, delle cose quotidiane. Potremmo dire veramente, e qui voglio citare uno scrittore che a me è molto caro, forse anche qui presente, un nostro scrittore milanese, Luigi Santucci, che in una sua presentazione ai Salmi ha detto una cosa molto sintetica, essenziale, ma ben centrata su questo argomento. L'intatta, i salmi sono l'intatta purezza dei contrari, il riso e le lacrime. Questa intatta purezza dei contrari è il segreto in cui si condensa l'essenziale che dovremmo dire dei salmi. I contrari della vita, il riso e le lacrime. Questa specie di due grandi poli estremi nei quali si racchiude tutta la storia delle nostre emozioni, tutta la storia delle nostre vicende quotidiane. I salmi sono riso e lacrime, e lo vedremo proprio nell'analisi letteraria. I salmi sono la quotidianità dell'uomo. Terzo, e qui entriamo anche nell'ultimo elemento, se volete, di questa foto, e raccogliamo un po' anche la provocazione dell'errore nella titolatura. Voi vedete che i salmi sono, questa fotografia ha come fondale un fondale di tipo, visto così, io so che cos'è, quindi vi posso anche dire esattamente che cos'è, sono delle costruzioni che appartengono alla grande architettura di Solimano il Magnifico, colui che ha risistemato Gerusalemme. Queste costruzioni, queste mura sono le mura, quindi, dell'Islam ufficiale e solenne, dell'Islam grandioso. Ebbene, proprio questo fondale con quella sua finale apertura verso la luce, un fondale concreto, ci permette anche di fare una terza considerazione. I salmi sono diventati, come sapete, non solo patrimonio di questo libro che è la Bibbia, che è il libro sacro, l'Antico Testamento, è il libro sacro di Israele. Sono diventati anche il patrimonio di almeno due religioni che sono o profondamente connesse o perlomeno sorelle alla religione di Israele. Quella profondamente connessa è naturalmente la religione biblica. Una religione che continuamente fiorisce dall'Israele, dal ceppo di Israele, e arriva fino a noi. Ed è la religione quindi cristiana. Una religione che è biblica, che quindi è quasi inscindibile. Tant'è vero che noi nelle nostre chiese leggiamo ancora l'Antico Testamento dallo stesso ambone dal quale si pronuncia il Nuovo. E alla fine diciamo parola di Dio anche per l'Antico Testamento. Quindi i salmi sono anche, hanno anche il fondale delle chiese cristiane. Ma, e questo forse è poco noto, per cui il titolo errato non è del tutto errato per certi aspetti, questa preghiera ha anche influenzato fortemente la preghiera dell'Islam. Si può dire quasi che sui salmi, sul terreno dei salmi, ci incontriamo noi cristiani, si incontrano gli israeliti e si incontrano anche i musulmani. Ho voluto scegliere allora proprio per questa ragione, e vi citerò il testo parallelo dei salmi, che poi magari potrete leggere o leggeremo durante il nostro corso. Ho voluto scegliere un poeta persiano, della corrente cosiddetta sufita, cioè la corrente più mistica, direi, dell'Islam, persino un po' rifiutata dall'Islam ortodosso. Questo poeta è vissuto dal 967 al 1049 in Persia. Si chiamava
Abu Sa'id Abul Khair, e nella sua vita si racconta, si sa in pratica della sua vita, tranne che per questi frammenti di poesia, di preghiere che ci sono arrivati, si sa soltanto una cosa, e questa cosa è proprio nello spirito del discorso biblico sui salmi. Si sa che una volta si presentò davanti a lui un cosiddetto santone, il quale gli disse: grande miracolo sarebbe quello di poterti vedere volare. Grande miracolo sarebbe, tutti crederebbero veramente alla tua santità. E Abul Khair ha risposto semplicemente così: ma questo non è poi un miracolo così grande, se è vero che nella natura esistono già degli esseri che sono capaci di volare. Volare riesce l'uccello. C'è una realtà che invece solo il santo può fare, e questa realtà è quella di restare in comunione con Dio anche quando sto lavorando nel mio lavoro quotidiano. E questo è il grande miracolo. Il miracolo di non perdere l'attenzione al presente mentre sto in contatto con l'Eterno, e di non perdere il contatto con l'Eterno mentre io vivo il mio tempo, il mio presente. E questo orante, Abul Khair, ci ha lasciato per esempio alcuni piccoli salmi. Noi sappiamo, tutti lo sanno, che nel Salterio facilmente si incontra il canto della natura. Sarà uno dei primi esempi che noi faremo. La natura, con tutto il dispiegarsi delle sue meraviglie, diventa una specie di parola di Dio. Parola, come dice il Salmo 19, ed è il Salmo che voglio ricordare qui soprattutto, una parola che non riusciamo, di cui non si ode il suono. È una parola che devo riuscire a decifrare persino nel silenzio, negli oggetti, nelle cose. Ecco, sentite questo salmo, sul modello del Salmo 19 biblico. Se un firmamento v'è nel mondo, se una luna, se un sole, tutti hanno bevuto una coppa del vino del tuo essere, o Dio. Tu sei indipendente dal mondo, ma il mondo non è altro da te. Sei fuori dallo spazio, eppure lo spazio è pieno di te. Noi vedremo, facendo passare i salmi, ci accorgeremo che più di una volta incontreremo la grandezza dell'uomo. Questo uomo che è celebrato, per esempio, nel Salmo 8. Comincio ad anticipare alcuni testi che saranno oggetto anche della nostra esegesi, della nostra lettura. Salmo 8, il canto per eccellenza della grandezza dell'uomo, creatura microscopica in un universo gigantesco. Ecco questa preghiera dedicata appunto alla grandezza dell'uomo. Prima che fosse costruita la volta del firmamento supremo, prima che fosse piantato il padiglione azzurro del cielo, mentre eravamo dolcemente assopiti nella città del nulla, su di noi, senza di noi, fu impresso, o Signore, il sigillo del tuo amore. Ed è per questo che l'uomo allora, prima ancora che si realizzino i padiglioni dell'universo, già l'uomo ha questa sua misteriosa grandezza in sé, ha impresso il sigillo dell'amore di Dio. Noi incontreremo ripetutamente nei salmi, pensiamo, voglio citare qui per esempio il Salmo 39, il Salmo 49, il Salmo 73, scopriremo ripetutamente il senso della fragilità, dell'inconsistenza. Come dice per esempio anche il Salmo 62, ad esempio, Salmo 39 e 62 usano lo stesso vocabolo, che è il vocabolo di quel libro scandaloso dell'Antico Testamento, l'Ecclesiaste. L'uomo, i figli di Adamo e i figli dell'uomo non sono che hevel, non sono che soffio, vanità impalpabile, schiuma, nebbia che si dissolve. È un vocabolo strano, dalla difficile traduzione, questo hevel, quello che appunto fa da sigla al libro dell'Ecclesiaste. Vanità delle vanità, dice Coele, tutto è vanità, tutto è nulla, tutto è zero, impalpabile. Questo senso noi lo ritroviamo appunto parecchie volte in alcuni salmi pessimistici, tormentati un po' da questa specie di rodimento interiore che è il senso del dissolversi. Ecco le parole di Abul Khair: avrai gustato le gioie del mondo per tutta la tua vita.
avrai goduto la tranquillità con la tua amica per tutta la tua vita. Ma al termine della vita ti toccherà partire e tutto non sarà stato che un sogno durato per tutta la vita. E concludiamo, noi vedremo che nell'arco della letteratura biblica, dei salmi, ci incontreremo ripetutamente con la preghiera: perdona mio Signore. Ci incontreremo con salmi come il 51, il salmo celeberrimo, il miserere, che molti di voi ormai conoscono persino a memoria, tanto è diventata la preghiera penitenziale della Chiesa. Ci incontreremo ad esempio col salmo 130, il famoso, altrettanto celebre, De Profundis, che non è solo una preghiera di perdono, ma che è anche quello, una voce che sale dal profondo e si indirizza verso l'alto. Il senso non soltanto della fragilità, ma anche della peccaminosità. Ed ecco allora le parole sulla misericordia di Dio, sul perdono di Dio di Abulkhair. Il mio povero corpo è affranto sotto il peso dei miei peccati. O Signore, perché non mi prendi per mano? Se nelle mie opere non v'è ciò che è dovuto a te, nella tua generosità v'è ciò che può giovare a me. Ecco, per questo motivo dico che in realtà i salmi sono anche una preghiera dell'Islam, sono anche una preghiera di tutti coloro, se volete, che cercano Dio con cuore sincero. Ed allora, fatta questa, direi, questa vasta, ampia premessa, entriamo ora nel nostro tema specifico, quello che ci occuperà in tutti questi incontri. Noi questa sera dobbiamo fare necessariamente un discorso introduttivo, e come tale io lo leggo quasi esclusivamente ad una serie di indicazioni molto semplici che sono un po' come le lenti per poter leggere questi testi. E di volta in volta io vi indicherò dei testi da leggere, alcuni li commenteremo, altri no. È un po' il tentativo di farvi riscoprire almeno un arco di queste poesie, di queste liriche, alcune indimenticabili, alcune bellissime, che non devono perciò, che devono ritornare ad essere veramente una preghiera, una testimonianza personale, uno strumento personale di dialogo con Dio. C'era uno dei famosi maestri della scuola di Alessandria, d'Egitto, Origene, il quale aveva detto: per entrare nel mondo del salterio noi siamo come delle persone che passano in un palazzo che ha tante camere, solo che le chiavi delle porte sono state mescolate. Dobbiamo riuscire a rintracciare qualche chiave corretta, qualche chiave di lettura corretta per riuscire ad entrare nel mondo del salterio, in questa galleria di 150 stanze poetiche che sono appunto i salmi. Io questa sera ve ne ricordo soprattutto tre. Cominciamo con la prima. I salmi sono il microcosmo dell'umanità, sono l'espressione dell'umanità nelle sue varie dimensioni, nelle sue varie manifestazioni. Potremmo veramente dire che nei salmi noi ci incontriamo con quelli che potremmo quasi definire gli archetipi fondamentali, le situazioni fondamentali dell'uomo. E queste situazioni vengono fatte lievitare, si trasformano appunto in dialogo con Dio. I salmi sono forte preghiera dell'uomo. Ed è un po' paradossale che siano parola di Dio. In un certo senso potremmo dire che Dio mette il suo sigillo su una parola dell'uomo e dice: ecco ciò che io desidero, o meglio, io mi rivelo anche nell'interno della tua stessa parola. Nell'interno dell'umanità stessa sboccia il seme della parola di Dio. C'è un salmo, il salmo 148, che nei versetti 11-13 definisce molto bene il, direi quasi, l'orizzonte degli oranti dei salmi. Salmo 148 è uno dei salmi finali, sono degli alleluia, salmi di lode, lode pura. Al canto sono convocati tutti gli esseri dell'universo, ma in questi esseri dell'universo, in primo piano, emergono gli uomini, il re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore perché solo il suo nome è sublime. Vedete questa teoria di voci, questa specie di sinfonia in cui si trovano i potenti e i semplici, in cui si trovano i colti e gli uomini che non sono colti, in cui si incontrano i vecchi e i bambini, i fanciulli e i giovani. Ecco, il Salterio è un po' l'espressione di questa grande umanità. E allora noi dobbiamo capire un dato. Una scuola esegetica che ha avuto un grande successo soprattutto nei primi decenni del nostro secolo, ma che ha continuato anche dopo il suo lavoro, la cosiddetta scuola scandinava, proprio perché era legata alle grandi università, l'università di Uppsala, di Lund, poniamo, questa scuola aveva sostenuto che tranne piccolissime eccezioni, diceva uno studioso di questa scuola, i salmi sono tutti fioriti soltanto come espressione di culto, sono soltanto l'espressione di una comunità riunita in una sala che prega, prega in una maniera canonica e ufficiale. Certo, noi sappiamo che i salmi sono diventati il libro della preghiera di Israele, ma questa concezione è una concezione fortemente riduttiva. L'orientamento attuale dell'esegesi continua a mettere in luce che i salmi invece hanno anche una forte dose di personalità. Noi sentiamo voci diversissime, non abbiamo certamente soltanto la voce di Davide. Davide è quel personaggio che forse ha lasciato qualcheduna delle sue antichissime composizioni anche nel Salterio, ma in realtà sotto il patronato di Davide sono entrate decine probabilmente di autori anonimi, i quali hanno lasciato le loro preghiere tante volte legate ad un problema personale. Anzi, è avvenuto quel fenomeno che è rilevante e che qualche volta noi dimostreremo, e che noi stessi, restando qui questa sera ad ascoltare questo discorso, testimoniamo, che i salmi sono stati ripetutamente sottoposti ad attualizzazione. Sono un'espressione dell'umanità nelle sue linee costanti, e l'umanità, se è vero che muta anche profondamente, è altrettanto vero che ha alcune componenti che si ripetono sotto tutti i cieli e sotto tutti i tempi. Ecco allora perché un salmo, fiorito ad esempio come preghiera personale silenziosa di un individuo, diventa poi, all'improvviso, la preghiera di tutto Israele. Ecco ad esempio un salmo che è sorto in un'occasione che a noi forse sfugge, l'occasione di una tragedia nazionale, una grande sconfitta della nazione ebraica, che si trasforma in una preghiera, in una supplica, in un lamento, in occasione di un'altra sconfitta. Vedete che la preghiera continua ad essere riattualizzata, riapplicata. Anzi, io vi voglio fare proprio un esempio abbastanza curioso, prendendo lo spunto da quel salmo brevissimo che abbiamo letto prima. Io non ve l'ho letto tutto. Io vi ho letto, probabilmente, il nucleo più antico del salmo. Il salmo ha all'origine, come avete visto, questo quadretto. È il quadretto della fiducia, è il quadretto dell'abbandono. Una scena presa, una specie di flash preso dalle strade della Palestina, dalle strade dei villaggi. Il bambino più che sulle braccia è sulle spalle della madre, come si usa in Oriente. E qui questo bambino addormentato diventa l'idea madre di questo orante. Ma il salmo ormai lo si recitava anche nella vita quotidiana di Israele, era ormai entrato ed era diventata una preghiera comune. Lo si diceva quando tutti, non uno solo, tutti si trovavano davanti all'arca dell'alleanza, si trovavano davanti al tempio del Signore. Ed ecco allora che si aggiunge in finale, è un'aggiunta posteriore, un'antifona. È come se un solista avesse pronunciato il ritratto, quella pennellata essenziale, quel disegno, con quell'idea fondamentale tipicamente semitica e concreta, l'abbandono e la fiducia tipizzata nel bambino. E subito dopo tutto il popolo risponde con un'antifona. E questa antifona, voi vedete, è l'antifona dell'intero Israele, dell'intera comunità. Il Salmo, nel versetto 7, terzo, finisce: speri Israele nel Signore, ora e sempre. E questa è la giaculatoria finale quasi.
l'acclamazione finale del Salmo. Il Salmo è stato riattualizzato per la comunità. Ho detto che i Salmi sono espressione dell'umanità e quindi non vi dovete scandalizzare se qui gronda l'umanità. Quell'immagine che abbiamo ricordato prima di Santucci, riso e lacrime. Ecco, noi lo vedremo parlando dei generi letterari. Io vi vorrei dire soltanto una cosa, toccare subito un elemento scandaloso. Quei salmi che il Concilio Vaticano II non ha avuto il coraggio di mettere nella preghiera della Chiesa. Secondo me non è stata una scelta felice questa, perché l'idea di censurare la parola di Dio è sempre una cosa un po' impegnativa. Se Dio ha accolto anche la possibilità di manifestarsi lentamente anche attraverso il limite dell'uomo, forse lo si poteva anche lasciare con opportune spiegazioni. Io adesso vi leggerò un salmo scandaloso, un salmo che io sicuramente spero che voi non abbiate a dire nei confronti dei vostri nemici, ma che può essere recuperato quando uno pensa che cosa significa lo sdegno dell'uomo, la disperazione dell'uomo. È un salmo che può essere recuperato quando riuscirete a capire che cosa vuol dire, per esempio, protestare contro il male, contro le ingiustizie. Questo salmo probabilmente è indirizzato contro le magistrature corrotte, contro le ingiustizie palesi, nei cui confronti si era levato tante volte, come ben sapete, il grido della profezia, Isaia, Amos. Ecco, questo salmo è stato cancellato dalla liturgia. È un salmo durissimo, implacabile, scandaloso, veramente. È l'espressione dell'ira, l'ira direi pura, distillata, quella senza attenuanti. E noi lo potremmo recuperare proprio come la testimonianza dell'incarnazione della parola. Dio che entra anche e sa capire e in un certo senso si manifesta persino in quei confini che noi riteniamo di solito i confini dell'empietà. Quelli che noi chiameremmo i confini dell'ateismo, quasi persino il confine del peccato. Prima di dire che c'è peccato, sotto quello sdegno forse si può celare un'ansia di giustizia e quindi come tale si può celare una parola di Dio. Il Salmo è il famoso Salmo 58. È il Salmo di una persona fortemente disgustata. Io vi leggo di questo Salmo, del Salmo 58, solo una parte, la parte appunto più terribile. Tra parentesi, come vi sarete accorti, forse quelli che sarà opportuno anche se, che nelle prossimi incontri magari abbiate anche il testo così potete seguire anche direttamente la lettura, io cito sempre i salmi, è una cosa che dobbiamo subito affrontare in modo da non avere più qualche volta delle discrepanze di lettura. Io cito sempre i salmi con la numerazione ebraica, che è la numerazione classica, tradizionale, scientifica. La liturgia usa un'altra numerazione, che è molto facile da capire. Il problema è questo della discrepanza. I salmi, quando arrivano al numero 9, si presentano con una composizione che in realtà è unitaria, ma che i rabbini, per criteri misteriosi, hanno spezzato in due. Per cui abbiamo il Salmo 9 e 10, mentre in realtà si tratta di un Salmo solo. La Vulgata, i 70 prima e la Vulgata, cioè la traduzione greca e latina della Bibbia, hanno unificato i due salmi, logicamente, ne hanno fatto un salmo solo. Per cui quello che in ebraico è 9-10 è solo il Salmo 9. Da quel momento in avanti, come potete ben capire, grosso modo, c'è qualche piccolo incidente di percorso ancora, ma grosso modo, i salmi che voi usate, poniamo nella liturgia, hanno solitamente un numero in meno rispetto alla numerazione delle Bibbie, delle traduzioni ufficiali, hanno un numero in meno rispetto alla prassi comune delle citazioni. Quindi il Salmo 58 sarà 57 nell'uso liturgico, anche se in questo caso non è usato nella liturgia. È 57 nella traduzione latina, un numero in meno. Se per caso non coincide, quindi voi dovete risalire nelle vostre versioni a un numero precedente. Ecco il grido di questo orante. Spezzagli, o Dio, i denti nella bocca,
rompi, o Signore, le mascelle dei leoni, si dissolvano come acqua che si disperde, come erba calpestata inaridiscano, passino come lumaca che si discioglie, come aborto di donna che non vede il sole. Prima che le vostre caldaie sentano i pruni, vivi li travolga il turbine. Il giusto godrà nel vedere la vendetta, laverà i piedi nel sangue degli empi, e gli uomini finalmente diranno: c'è un premio per il giusto e Dio fa giustizia sulla terra. Voi capite l'atteggiamento, soprattutto con quella dichiarazione finale? Le immagini sono altamente suggestive, pittoresche, Che sia come la bava della lumaca. Che cosa resta della bava della lumaca? Nulla. Sia come un aborto, non vede neppure la luce. Tutto lo sdegno contro queste ingiustizie. Questi salmi imprecatori sono appunto l'espressione del sangue e della carne della preghiera biblica. E come tali devono essere anche capiti, devono essere anche eventualmente purificati. Seconda considerazione. I salmi sono anche una sintesi dell'Antico Testamento. Sono una specie di riassunto di tutta la Bibbia. C'era San Roberto Bellarmino che aveva coniato questa definizione dei salmi. I salmi sono il compendio e la somma di tutto l'Antico Testamento. Compendio e somma. I rabbini, i giudei, leggendo questo libro, libro dei Salmi, avevano avuto un'idea. Avevano preso i 150 Salmi e li avevano spezzati in 5 parti. Avevano costituito 5 libri. E alla fine di ognuno di questi libri avevano messo una specie di invocazione, di antifona. 5 libri. L'idea è suggestiva, almeno se si entra nella mentalità. Voi sapete che il cuore delle sinagoghe, anche al giorno d'oggi, è costituito dai 5 rotoli della legge, la Torah. Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. I primi grandi 5 libri. Sono la parola di Dio per eccellenza. Sono la legge, la volontà di Dio. E questo, direi quasi, il primo movimento. Dio che si mette in cammino sulla strada dell'uomo. A questi 5 libri i rabbini hanno contrapposto, perciò, in parallelo, i 5 libri dei Salmi, che sono la risposta dell'uomo a Dio. Attraverso i Salmi si saldano i 2 movimenti, il movimento dell'uomo e il movimento di Dio. Si intrecciano tra di loro. È per questo che allora potremmo dire che col Pentateuco, coi primi 5 libri e coi 5 libri del Salterio, abbiamo in un certo senso una specie di riassunto dell'intero atteggiamento fondamentale della Bibbia, il dialogo tra Dio e l'uomo. Ma, ho detto, sono soprattutto espressione dell'Antico Testamento perché ci conservano la sostanza teologica di tutto l'Antico Testamento. Io adesso vi ricordo qualcheduna di queste tesi che voi incontrerete leggendo. I Salmi, noi lo sappiamo dal punto di vista dell'analisi letteraria, coprono un arco di 1000 anni di poesia. Sentiamo la voce lontanissima, quella voce che commenteremo probabilmente la prossima volta, il Salmo della Tempesta, uno dei Salmi più antichi, il 29, Salmo dei 7 tuoni, Salmo disperso talmente nella notte dei tempi da essere, secondo gli studiosi, persino un salmo pagano battezzato, un salmo cananeo ritrascritto, fatto diventare preghiera ebraica. Da lì arriviamo fino alle soglie del cristianesimo, sentiamo salmi che sono pieni dello sdegno e del movimento veloce della rivoluzione maccabaica. Siamo ormai nel 164 avanti Cristo. Si sentono ormai i fermenti di un nazionalismo e anche di un certo integralismo tardo. Sono salmi soprattutto collettivi, comunitari, nazionali, sono salmi di lamento, sono salmi di ringraziamento comunitario. C'è anche questa testimonianza. Quindi abbiamo 1000 anni. Ecco, in questi 1000 anni abbiamo alcune delle idee fondamentali. Io ve ne ricordo solo le più semplici. Per esempio, noi
ci incontriamo per 75 volte nel Salterio con il pronome personale di prima persona o con l'aggettivo di prima persona, possessivo, mio, nostro. Per 75 volte nei confronti di Dio risuona questa idea del possesso, questa idea della comunione. Noi incontriamo nel Salterio per 50 volte la frase suo popolo. Dio nei confronti di Israele, suo popolo. Per 10 volte, per esempio, ci incontriamo con la frase sua eredità. L'eredità è la realtà più preziosa, la realtà più protetta, più difesa. Israele si sente come l'eredità nei confronti di Dio. Noi ci incontriamo con una frase, per esempio, di questo genere, Salmo 76, versetto 2. Dio è ben conosciuto in Giuda. Dio è conosciuto, e conoscere vuol dire avere un rapporto molto profondo nel linguaggio biblico. Ecco allora una delle prime tesi che noi incontriamo ripetutamente: il senso profondo dell'alleanza, il senso profondo di un rapporto. I salmi non sono preghiere fatte da un teologo freddo e distaccato, sono preghiere che nascono da una idea teologica diventata però esperienza, diventata però coscienza. Ed è per questo motivo che allora si marca questo senso della relazione. Una relazione che può essere personale e che può essere comunitaria. Voi sapete che la preghiera d'altronde dell'individuo nell'Oriente, nella Bibbia, non si spezza mai dalla preghiera della comunità. Noi per esempio ci incontreremo col Salmo 107, sono quattro quadretti, ex voto. C'è un marinaio, un prigioniero, eccetera, che si alzano nell'assemblea e pregano. E raccontano la loro vicenda. Il marinaio racconta il pericolo che ha subito viaggiando per mare. È andato a rischio proprio di naufragare. Ma voi vedrete che subito dopo il coro fa propria l'esperienza dell'orante. Per cui il rapporto con Dio è un rapporto del singolo, mio Dio, ma anche nostro Dio. È un rapporto del singolo e della comunità. E allora capite che bisognerà sempre recuperare questa dimensione. Io non prego mai solitario. Vi ricordate quella scena del primo libro di Samuele, capitolo primo? La mamma disperata, amareggiata di Samuele, quella che sarebbe diventata la mamma di Samuele, Anna, che sta pregando nel santuario di Shilo, e prega emettendo parole ma non i suoni. E il sacerdote si stupisce e crede che sia ubriaca, perché era normale in Israele pregare gridando. Ognuno diceva le sue emozioni in pubblico, proprio perché quel mio Dio era anche il nostro Dio, il Dio dell'alleanza. E allora certe volte potremmo anche capire il valore di certe professioni di fede. Ed è questa la cosa che vorrei mettere quasi come, anche qui prendendo solo un brandello di Salmo, vorrei mettere come spiegazione di questo primo tema, il tema dell'alleanza. È la confessione di uno, un individuo ben preciso, poi vi dirò anche probabilmente chi è. Secondo, questa confessione la potete dire tutti, la possono dire tutti. È la professione di fede di un singolo che deve diventare professione di fede di tutti. Provate a sentire questa professione di fede, è conservata nel Salmo 16, nel versetto, Salmo 16, versetto 2. Immaginiamo la cornice di questo Salmo. Sta pregando uno che probabilissimamente è un sacerdote, un levita. Il Salmo deve essere molto antico, soprattutto per la cosa che dirò. Questo sacerdote in passato probabilmente si è lasciato tentare dai culti pagani, questi culti così corposi dell'Oriente, i culti della fertilità, l'idea di poter ricondurre Dio a questo sesso che era così fondamentale in una civiltà agricola.
questo sesso che permetteva di avere braccia per i campi, questo sesso che permetteva la fertilità della fecondità del gregge. Dio è la fertilità, la fecondità, la dea Ashera, la dea Astarte, il dio Baal rappresentato come un toro fecondo. E anche lui forse è stato tentato. Ora ritorna e prima di fare la sua grande dichiarazione sacerdotale fa una professione di abiura. Questa professione di abiura contiene il credo brevissimo, è come una scheggia, è una voce di un singolo. Dietro questo singolo potete sentire la voce di tutto Israele che fa la sua professione di fede rinunciando a tutti i peccati che ha dietro le spalle. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, tema dei sacerdoti. E il tema dei sacerdoti è: la nostra eredità non è un pezzo di terra come tutte le altre tribù. La tribù di Levi ha come eredità il Signore. Le corde della misurazione, dice il salmista nell'originale ebraico, sono cadute per me su un terreno ottimo. Non è il terreno della Palestina, è il terreno del Signore. E quindi la conversione sua è piena e totale. Secondo tema teologico. Noi possiamo far passare i salmi e trovare che nei salmi piano piano si ricompone il quadro di tutta la teologia biblica. È una specie di movimento a cerchi concentrici. Noi vediamo, per esempio, che si parte innanzitutto dal centro, una specie di centro unificatore, e questo centro unificatore è il Dio con noi, l'Emanuele. Poi si comincia ad allargare il cerchio, e il primo cerchio tutti lo sanno che cos'è: Sion. A Sion ci sono due presenze fondamentali. C'è la presenza di Dio nel Tempio, spazio, e c'è la presenza di Dio nella casa davidica, cioè il tempo, la storia. Due grandi aree in cui Dio si rivela. Il cerchio si allarga, tutta la città santa. Vi ricordate gli indimenticabili, ne commenteremo qualcheduno, gli indimenticabili canti delle ascensioni. 120-134, questi salmi che sono anche pieni di nostalgia, pieni di stupore, quello stupore che l'ebreo prova tutte le volte che vede le mura dorate di questa città biancheggiante sotto il sole, la città del suo desiderio, una città che non ha nulla, una città che è aspra, arida, eppure è il centro del sogno. Il cerchio si allarga ancora, c'è tutta la terra di Palestina. E la presenza di Dio nella terra di Palestina è sentita attraverso le vicende che sono le vicende quotidiane. È sentito attraverso la vita di tutto il popolo. Ecco allora la storia, ecco allora le allusioni alla vita quotidiana, ecco tutti i problemi che costituiscono appunto la maggior parte del Salterio. Ma il cerchio si allarga ancora. La Bibbia, voi sapete, non professa soltanto la presenza di Dio nella storia, nell'esistenza, ma professa anche l'esistenza di Dio nel cosmo, nell'universo. Ed allora i cieli narrano la gloria di Dio. L'orizzonte è l'orizzonte sconfinato dell'universo intero. Quindi potremmo dire che il Salterio è un tentativo di organizzazione del senso di tutto l'essere. Proprio come la Bibbia è un tentativo di spiegazione del senso della storia, del senso dell'esistere, del senso dell'essere intero. Il Salterio costruisce come una specie di grande architettura, e questa architettura è centrata sull'Emanuele, il Dio che anche quando è in silenzio, apparentemente in silenzio, ci ascolta. E passiamo, dobbiamo passare alla terza chiave di lettura. Purtroppo non riusciamo a svilupparla ampiamente, la dovremo riprendere la prossima volta. Ho detto, il Salterio è il microcosmo dell'umanità, è l'espressione dell'umanità in tutte le sue dimensioni. Secondo, il Salterio è l'espressione della Bibbia, è la sintesi dell'Antico Testamento. Io conosco, usando il Salterio, conosco le tesi teologiche dell'Antico Testamento. E terzo, è anche, e questo sarà uno dei problemi più complessi, è anche un microcosmo letterario. Il Salterio è una collezione di problemi letterari, di questioni letterarie.
Se è vero, come diceva già Calvino, il salterio è l'anatomia dell'anima, di tutte le emozioni dell'anima, è altrettanto vero che è una specie di grande analisi della letteratura biblica. E a questo punto allora entriamo subito con un problema. Lasciamo da parte tutto quello che noi perdiamo, purtroppo. E questo penso, non so, ci sarà magari qualcheduno, io spero, ci sarà qualcheduno che sa un po' di ebraico. Noi cominciamo col perdere, almeno voi, col perdere tutto l'originale, tutta la poesia originale, tutta la questione dei giochi qualche volta magari a noi, che a noi sembrano giochi marginali, ma che invece costituiscono un po' l'impasto sonoro della poesia. La poesia ebraica non è una poesia come la nostra. Noi abbiamo rime interne, abbiamo metriche. Adesso la poesia si è un po' più manifestata in maniera libera, ma in realtà la poesia semitica ha una libertà rigida. Non è una contraddizione, perché ha una regola fissa, una norma rigorosa nell'esprimersi, ma che è affidata ad una realtà che a noi, attualmente, per noi è impalpabile. È legata al valore cromatico dei suoni. In pratica le parole sono distribuite in modo tale da creare una specie di armonia, per cui anche voi, quando sentite per esempio il muezzin dai minareti, vi accorgete che la sua parola non è in realtà un cantato, eppure è un cantato. È ormai il ritmo che sale, sale e crea impasti sonori piacevoli. Nella stessa maniera le parole sono selezionate nell'originale, per questo che certe volte in traduzione non vogliono dire niente o poco, perché sono state scelte certe parole per ricordare immagini e per ricordare suoni, per ricordare musica. Il salterio è un microcosmo anche musicale, quindi spontaneamente, di sua natura. E noi purtroppo non possediamo più criteri sufficienti per riuscire a capire questa metrica sonora libera, perché perdiamo le vocali, le ricostruiamo. Nel mondo semitico le vocali non si segnavano e le ricostruiamo con una certa approssimazione, e certe volte non riusciamo del tutto a gustare i movimenti, a gustare le selezioni delle immagini. C'è però un elemento che noi tutti comprendiamo ed è il problema fondamentale per conoscere i salmi, dei cosiddetti generi letterari. I salmi sono una sequenza di cataloghi, di schemi, di modelli, di strutture. Noi possiamo quasi rintracciare alcuni binari sui quali muoverci, e poi ci accorgeremo che progressivamente un salmo si allinea, un altro salmo si allinea, un altro ancora si allinea. Esiste una specie di movimento uniforme, e questo movimento uniforme è legato ad una serie di modelli. Per cui, se apparentemente sembra che si tratti di 150 poesie, in realtà potremmo dire che noi ne abbiamo 7, 8 o 9. Tutte diverse in realtà, ma anche tutte uguali. Ci sono delle riedizioni libere, fantasiose, ma su uno schema che qualche volta è quasi obbligato. È come se fosse una specie di scheletro sul quale il poeta distende la sua pennellata libera. Ma lo scheletro sotto c'è, quindi la figura che risulta è diversa. Però c'è sempre la possibilità di rintracciare il piano, il movimento. E allora ecco il lavoro da fare, cominciare a identificare questi schemi. Per cui dopo, quando voi farete passare le pagine, se conoscete un po' il movimento di uno schema, bene o male, pur nella diversità, vi accorgerete del come si muove la preghiera, del come si muove quella poesia. Ecco, io sceglierò adesso, e dobbiamo necessariamente concludere, sceglierò allora soltanto per questa sera il modello più famoso, quello più diffuso. E voi sapete bene che questa è un po' la sorpresa del salterio, ma conferma tutto quanto abbiamo detto prima.